Matteo Brugò, Matteo Brugò, Matteo Brugò, Matteo Brugò, gol! Uno dei migliori giocatori del mondo fa ritorno nelle zone che gli hanno dato i natali. Si tratta di Neymar, che ha fatto visita ai Jardins da Gloria, sulla costa vicino a San Paolo, dove si trova l'istituto di beneficenza che porta il suo nome. Al fianco del padre, il giocatore del Barcellona ha visionato i lavori per la costruzione dell'edificio che dovrà ospitare ed educare circa 2300 bambini in futuro. Il suo arrivo ha sconvolto la routine dei muratori, che si sono presi una pausa per salutare il loro idolo. D'altronde, tutti i tifosi brasiliani confidano nel 22enne ex Santos, anche se lui non sembra per niente patire la pressione del mondiale incipiente. Il mio sogno è giocare il mondiale, vestire la maglia del Brasile, rappresentare al meglio il mio popolo. La pressione non esiste, devo solo scendere in campo e giocare a calcio, fare quello che so con i miei compagni e alla fine vedrete, andrà tutto bene. Ma giocare in casa con il numero 10 potrebbe aumentare le aspettative sul talento brasiliano. Non so se sarà più dura del solito, ma di sicuro ci può galvanizzare tutti. L'avete visto già lo scorso anno alla Confederations Cup, quando ho sentito i tifosi cantare l'inno con noi. Wow! Mi sono detto, vai e fai del tuo meglio per loro, non importa nient'altro, muori in campo per loro. Il Brasile è una costante fonte di ispirazione per i ragazzini che sognano di emulare i propri idoli. Ho visto Ronaldo e Romario diventare campioni e mi sono detto, è questo ciò che voglio, diventare campione del mondo come loro. Quest'anno poi ci potrebbe essere la concreta possibilità che la finale metta davanti due compagni di squadra del Barcellona, Neymar con il Brasile e Lionel Messi con l'Argentina. Gli auguro il meglio, gli auguro di arrivare in finale dove però perderà con il Brasile. Noi stiamo scrivendo la storia, non solo io, ma tutta la nostra squadra. Stiamo tentando di far diventare immortali i nostri nomi. Neymar è determinato e alle spalle ha un intero paese che lo sostiene.